Sergio Diotallevi è nato a Fano il 7 settembre 1936. Diplomato maestro d'arte, ha lavorato come disegnatore e progettista all'ufficio urbanistico della città. Ha iniziato a fare vignette nel 1983 a colleghi, amici e politici dell'epoca. Nel 1990 ha raggiunto notorietà con Hobby in Mostra, organizzata dal CRAI di Fano e Pesaro. Nel 2006 ha iniziato a fare quadri tridimensionali, mai venduti né esposti. Oggi siamo in compagnia di Sergio Diotallevi. Sergio ha 88 anni, è un ex disegnatore progettista e sin da giovane ha avuto un hobby, quello di realizzare vignette. Ecco, che vignette realizzava? Sono di vario tipo, soprattutto vignette ai politici locali, agli amici e colleghi di lavoro. E così lo facevo per far sorridere un pochino. Ecco, vogliamo ricordare quali erano questi personaggi? I personaggi politici dell'epoca, perché parliamo degli anni 90, professor Berardi, poi c'era Bonetti, c'erano tanti altri, poi c'erano i vari sindaci. Avevo una mano come disegnatore e quindi mi sono così dilettato a fare queste vignette. Poi oltre alle vignette ho continuato realizzando delle opere. No, ho cominciato a fare dei quadri tridimensionali. Vediamo da dove parte. Piano piano inizio magari dall'alto, ci metto questi elementi, in questo caso qui ci dovrei mettere il cartone e poi dei batuffoli di cotone per dargli la dimensione dovuta. Ecco, logicamente guardo le varie profondità, devo guardare gli elementi che sono avanti e quelli dietro, quelli avanti devo dargli più spessore. Ad esempio, alle nostre spalle c'è, diciamo, un'opera dal titolo L'abbandono, perché lei usa dare ad ogni sua opera un titolo. Esatto, sì. L'abbandono. Erano 5 cagnoline in un cesto. Ho creato, diciamo, l'habitat di un bosco e ho messo questo cesto di questi 5 cagnolini. Ho usato del cartone sagomato, lo sagomavo con le mani, lo incollavo e creavo questo cesto. Ho dovuto mettere delle cortecce dell'albero, ho creato proprio l'albero, Ci ho messo anche altri elementi come dei funghi, legnicoli, dove ci si appoggiavano gli animali, gli uccellini, eccetera. In questa stanza vediamo altre due opere che lei ha realizzato, tipo ad esempio Ultimo Paradiso oppure I Sopravvissuti. L'Ultimo Paradiso praticamente sono due orsi che guardano i loro cuccioli e questi due orsi sono sulla banchigia che si spezza. Il ghiaccio si sta sciogliendo e quindi loro sono preoccupati per i loro cuccioli e mettono sopravviveranno. Sicuramente occorre tanta pazienza e tanto lavoro e tanto impegno. Tanto lavoro. Ci vuole molta pazienza e molto lavoro, perché con la pazienza le cose vengono più belle, più rifiniti e più curati.